Molti di voi sanno che sono Tania Barbieri, sono una restauratrice di fotografie, vivo e lavoro a Sarzana, in provincia di La Spezia, e oggi vi parlo del restauro delle fotografie dell'archivio Peninsula Tiro. Allora, l'archivio Peninsula Tiro è un archivio di materiali fotografici inseriti in 6 album fotografici a spirale in plastica e ritrovati all'interno di 6 cofanetti in legno sull'isola del Tino. L'isola del Tino è una piccola isola di fronte all'isola della Palmaria, quindi come vedete sono entrambe le isole sono di fronte a Porto Venere, quindi siamo nel Golfo di La Spezia. Questo materiale fotografico peraltro è anche sotto la tutela appunto del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Qui vedete già un esemplare diciamo, di uno dei 6 album che sono stati ritrovati. Il ritrovamento è stato fatto poco più di 2 anni fa, e chiaramente appunto le problematiche conservative insomma le vedremo, insomma potete già immaginarle. Questi 218 esemplari storici erano costituiti da 211 fotografie gelatine e sali d'argento e da 7 documenti su carta. Per quanto riguarda le fotografie, l'immagine appunto è formata da gelatina d'argento e gelatina animale e i supporti erano 2, carta baricata e carta polichinata, mentre invece i formati variavano dal 13-18 al 18x24. Ci sono 2 cose interessanti che riguardano questo materiale. La prima, diciamo che molte di queste fotografie erano incollate su dei supporti secondari di sostegno in carta d'archivio. Quindi erano state proprio incollate e poi questi supporti inseriti negli album fotografici. E la seconda che tutto questo materiale fotografico, ma anche i documenti insomma, cartacei, avevano diciamo, delle note manoscritte, dattiloscritte o sul verso delle immagini oppure dattiloscritte in qualche modo su supporti secondari di sostegno o sotto forma di etichette cartacee. Quindi comunque queste annotazioni erano in sostanza delle indicazioni proprio storiche su quell'immagine in particolare e molto spesso non erano nemmeno le stesse, cioè magari le annotazioni delle etichette cartacee non erano, erano altre rispetto a quelle sul verso della fotografia. E, quindi ho messo una tabella unitaria appunto degli album, ogni album riportava un titolo. A livello di storia, ricollegandomi anche a quello che ha detto poco fa Gabriele, queste immagini sono immagini degli anni 50 e 60 del Novecento e riguardano le festività che in quegli anni, che erano anni molto floridi, attivi, venivano fatte sull'isola del Tino, proprio per festeggiare San Venerio, che è il santo protettore della Spezia e soprattutto la leggenda vuole che sia vissuto nel 600, nell'anno 600 se non sbaglio, sull'isola del Tino come eremita e che abbia insomma, fatto parecchi miracoli. Quindi come vedete appunto il 13 di settembre, che è la giornata appunto di San Venerio, venivano appunto fatte tutte queste serie di immagini, scatti fotografici che in qualche modo fermavano tutte le manifestazioni, compresa per esempio la processione che era molto bella che arrivava dal mare con la statua insomma del santo, quindi immagini molto particolari, particolarmente belle. E nell'insieme però vi faccio vedere anche insomma questo materiale fotografico come ci è giunto. Allora, considerate che questo materiale fotografico è stato diciamo dimenticato sull'isola, su una piccola isola per più di 50 anni, quindi chiaramente ci sono diciamo sono verificate sia delle problematiche a livello di dissesto meccanico e di invecchiamento dei materiali insomma dei contenitori, si possono già evidentemente insomma, vedere a occhio nudo, no? Quindi comunque gli album in plastica che sono album degli anni 70 estremamente semplici, fatti a spirale e inseriti dentro questi contenitori, si sono in qualche modo slegati, insomma gli adesivi perimetrali hanno perso di coesione, di conseguenza le pagine come vedete non si aprono più a busta, ma si aprono integralmente, quindi sì, cioè, evidentemente anche la possibilità che la fotografia o comunque che il documento si perda, fuoriesca si perda. E poi soprattutto c'era un problema relativo agli adesivi utilizzati per il montaggio di queste immagini. Come vedete qui, per esempio, gli adesivi che si sono in qualche modo acidificati si sono anche trasferiti sul davanti creando queste macchie
parzialmente definitive, diciamo, sull'immagine. Ecco, e queste immagini in basso sono invece l'esempio che vi dicevo prima, perché queste foto erano incollate a retto verso su questi supporti di carta d'archivio e soprattutto al di sotto molto spesso si trovavano dei residui di carta nera sul verso delle fotografie che io penso che fossero semplicemente dei... cioè queste foto probabilmente erano precedentemente state incollate sul supporto di carta nera e poi distaccate in malo modo e rincollate sul supporto di carta d'archivio più chiara. E lo deduco più che altro perché lo vedremo più avanti sugli angoli, ci sono proprio degli sfaldamenti, insomma, degli alleggerimenti, cioè l'illusione, l'immagine in qualche caso è proprio veramente parecchio indebolita. E un'altra causa principale, insomma, che ha spinto la committenza, in questo caso la curia, insomma, di Sarzana e Monsignor Cabano, a rivolgersi appunto a uno specialista, era appunto la presenza di spore biologiche attive, ma attive non solo all'interno degli album, insomma, dei contenitori delle buste, soprattutto sulle immagini e attive, proliferanti, spolveranti, in questa forma appunto lattiginosa biancastra, come vedete proprio sulle immagini, in fase di ritrovamento, quindi bisognava trovare una soluzione per tamponare, bloccare, insomma, questo problema, altrimenti si rischiava di ottenere il risultato che vedete a sinistra, cioè di perdere totalmente l'immagine, perché la gelatina animale, l'emissione fotografica, a un certo punto si sgretola. Queste spore fungine peraltro si erano insinuate anche al di sotto tra i supporti secondari di sostegno e inverso delle fotografie e come vedete anche gli album insomma, erano particolarmente contaminati. Però volevo anche, come dire, fare un accenno storico perché secondo me è interessante all'interno della rassegna del Phototrace che tratta a 360 gradi di fotografia, ovvero appunto far vedere anche la presenza di timbri di appartenenza di alcuni studi fotografici attivi nel Novecento sul territorio spezzino e Buselli, per esempio, Zaccolli, che stampavano queste immagini, tra l'altro queste sono immagini, questa è la moneta, insomma, è il viso, diciamo, del San Venerio, stampavano queste immagini, che sono immagini, tra l'altro, queste sciolte, non montate su supporti secondari, e lavoravano in camera oscura, preferendo appunto l'utilizzo della carta ARFA, della carta di produzione industriale ARFA. Arrivando al progetto di intervento, comunque all'obiettivo, vi dico subito che allora io qui mi sono, come dire, occupata solo esclusivamente del restauro dei 218 esemplari tra appunto fotografie e documenti su carta, e mentre invece appunto il restauro dei contenitori delle scatole in legno è stato eseguito da Claudio Crucini, con la mia collega che lavora sempre sul territorio spezzino, mentre invece le legature, vedremo più avanti, sono state eseguite da Stella Sanguinetti. Ovviamente con Stella abbiamo fatto una collaborazione perché anche io ho cercato di spiegarle, diciamo, di capire insieme a lei quali materiali fossero più idonei da utilizzare per le nuove legature e vedremo anche perché abbiamo scelto di fare delle nuove legature. Comunque diciamo che il progetto si basava soprattutto sul fare in modo di bloccare il degrado biologico attivo, eliminarlo, bloccarlo, quindi mettere in sicurezza le immagini fotografiche attraverso dei procedimenti di pulitura e quindi insieme in accordo all'Archivio di Stato di Genova, che era l'ente di tutela su questo materiale fotografico, è stato deciso appunto di rimuovere definitivamente gli album e i supporti secondari sostegno, chiaramente tutte le parti, diciamo, acide e compromettenti, e soprattutto di eseguire chiaramente delle disinfezioni e tutte le fasi di operazione di restauro chiaramente in merito e soprattutto era fondamentale riuscire a trovare una modalità per recuperare tutte quelle note manoscritte che, ripeto, erano presenti sotto forma di etichette cartacee da scritte collate in alcuni casi anche sulle immagini oppure descritte semplicemente sui supporti scolari che si dovevano in qualche modo eliminare perché erano veramente contaminati, erano insomma di natura impropria. Vediamo appunto alcune fasi di intervento, quindi l'estrazione delle fotografie dagli album e la separazione meccanica dei supporti secondari di sostegno, quindi vedete che qui sul verso ci sono parecchi residui di carta che comunque sono rimasti, la proliferazione delle spore fungine attive appunto anche sotto tra il verso della fotografia e il supporto primario di sostegno, supporto secondario di sostegno e attraverso l'ausilio appunto di alcune
metodologie e anche attrezzature professionali, per esempio grazie all'ausilio del microaspiratore dotato di filtro EPA, quindi dotato di un filtro che ha la capacità attraverso l'aspirazione di bloccare nella membrana le spore fungine e di non reimmetterle nell'ambiente, per esempio dove peraltro anche l'operatore sta lavorando, è stato possibile iniziare appunto la prima fase di pulitura. In questo modo appunto sono state microaspirate ripetutamente le immagini fotografiche sul retto e sul verso e sono stati eseguiti solo sul verso chiaramente delle sgommature, valendosi per esempio di gomme stick in gomma sulle zone più frastagliate, diciamo, dei supporti. Per quanto riguarda la rimozione dei residui di carta e cartoncino anche nero sul verso delle fotografie, ho utilizzato dei gel rigidi, in sostanza sono dei gel che hanno la capacità di tenere in sospensione il solvente in modo tale che il solvente riesca ad agire solo esclusivamente sulla parte da rimuovere e non penetri sul supporto invece fotografico e quindi non vada ad intaccare l'immagine fotografica che è sotto in questo caso. E soprattutto effettuando dei test è stato possibile anche trovare la metodologia giusta per rimuovere i residui senza chiaramente intaccare l'inchiostro, insomma, e le note che erano presenti su tutte le foto, sul verso di tutte le foto. Ecco, qua vediamo già un esempio della rimozione, della pulitura di questa immagine in particolar modo. Vedete che qui c'è già la prima etichetta da tiro scritta che chiaramente è stata poi successivamente trattata, ripulita e ricollocata nei nuovi album. E qui vedete appunto l'immagine ripulita. Per quanto riguarda le operazioni di disinfezione e i consolidamenti, la disinfezione è stata eseguita con alcol etilico 95 gradi, localizzata sul verso dell'immagine, localizzata ai punti dove c'era la proliferazione che era stata già microaspirata. E successivamente queste sfaldature del verso erano sfaldature che erano sotto quei residui di carta nera, perché quel qualcuno che ha separato le foto dalla carta nera ha strappato in maniera veramente poco attenta, quindi c'erano ancora in realtà delle parti che si potevano recuperare, sono state abbassate. Sempre parlando di consolidamenti, è stato possibile intervenire anche sulle pieghe, i denti e sulle lacune. Ecco, qui probabilmente questo frammento è rimasto attaccato col famoso supporto di carta nera. Vedete che qui, non so se si vede bene, però c'è una deformazione dell'immagine. Quindi attraverso appunto l'utilizzo di veli e carte giapponesi di grammatura e colorazione adeguata, chiaramente con adesivi, diciamo, di natura conservativa, comunque di anche discreto potere di adesione, è stato possibile spianare la piena, ricostruire la lacuna, spianare anche tutte queste micro deformazioni che comunque si trovano molto spesso su tante fotografie e chiaramente, visto che in questo caso parliamo di beni culturali, fotografie che fanno parte del mondo dei beni culturali perché sono sotto vincolo, chiaramente non c'è stato l'intervento di integrazione cromatica, perché tendenzialmente l'integrazione cromatica è un intervento che si fa, diciamo, magari per un committente privato, per un collezionista, ma non è mai richiesto, diciamo, dall'ente che supervisiona, dalla superintendenza. E ecco, il distacco delle etichette dai supporti secondari, ovviamente, questo non l'ho detto, però penso che sia anche, insomma, abbastanza di logica, nel senso che ovviamente è stato assegnato un numero di inventario ad ogni immagine e ad ogni etichetta che descriveva quella singola immagine è stato assegnato lo stesso numero di inventario, in modo da poter poi ricollocare successivamente, insomma, come dire, in maniera corretta tutte le parti. Le etichette sono state trattate più o meno, insomma, con le fasi che abbiamo usato in precedenza, se non che in questo caso, essendo carta, è stato possibile fare anche un lavaggio e una riacidificazione. Sono state spianate e poi inserite all'interno di questi album, dove peraltro, ora, ecco, no, ve lo dico dopo, insomma, qui c'è appunto tutta la parte relativa invece alle note manoscritte che erano invece manoscritte da tiro scritte sui supporti secondari di sostegno, che abbiamo detto che sono stati necessariamente rimossi, e queste note manoscritte sono state fedelmente riportate da me su un file digitale e poi ristampate su una carta C3, una carta da stampa Fabriano, in modo tale da dopo poter rifilare e ricollocare esattamente con le immagini di riferimento.
Ecco appunto, nel momento in cui il lavoro degli interventi di restauro era terminato, io ho scelto, siccome appunto il degrado biologico era estremamente forte, insomma, e sono stati eseguiti degli interventi che sembrano un po' superficiali, ma in realtà era credo forse l'unica modalità che si poteva insomma, fare per questo tipo di immagini, ho scelto appunto di tenere monitorate le fotografie in 6 cartelle, in carta per la conservazione, per qualche tempo prima di eseguire i nuovi montaggi, in modo proprio anche di capire se c'era necessità magari di ripetere qualche intervento oppure se le cose erano state diciamo svolte correttamente, le pulture insomma, erano state svolte correttamente. E qui vi ho messo, le foto sono tantissime da vedere, purtroppo non ve le posso mostrare tutte perché non c'è tempo, però per far vedere comunque anche qualche immagine, questo per esempio è l'album delle cerimonie, è l'ultimo album, sono appunto, questa è la processione. In alcuni casi la rimozione di quegli adesivi incrostati, acidificati sul verso ha comunque tendenzialmente passato anche un po' la macchia sul davanti. Quindi diciamo che con questo progetto più o meno siamo riusciti a ottenere sia un intervento diciamo dal punto di vista conservativo, ma secondo me anche parzialmente estetico tutto sommato. E qui vedete un'altra tipologia ancora, questo album aveva delle note manoscritte a matita sul verso, quindi la rimozione, giro un attimo perché volevo vedere com'era la foto grande morte, la rimozione come vedete comunque non ha, la rimozione anche dei residui, della sporcizia diffusa eccetera, non ha intaccato chiaramente lo scritto. Una cosa che mi sono dimenticata di dire, che provo a dirvela adesso, è che questo materiale, ripeto, è stato abbandonato all'interno di questi locali adiacenti alla chiesa su una piccola isola per 50 anni, quindi ovviamente sono stati soggetti a sbalzi e repentini di umidità relativa e temperatura, a luce diretta del sole, anche al trasporto presenza di inquinanti nell'aria, ma anche di sabbia e salmastro. E probabilmente tutta questa serie di fattori hanno fatto in modo che diciamo vi fosse appunto la formazione del degrado biologico e che piano piano insomma col passare del tempo poi si attivasse e contaminasse tutti i materiali, comprese le scatole in legno, che so appunto che sono state trattate, disinfettate e disinfestate perché c'erano anche passaggi di tarlo, uova, insomma quant'altro, quindi sono state integralmente trattate. Queste ancora sono delle immagini relative sempre alle foto dell'archivio dell'Isola del Tino. Questa è la statua del santo che veniva portato in processione, sia questa immagine che questa con il vescovo erano particolarmente attaccate da spore, quindi insomma vedete che in sostanza sono rimasti parzialmente un po' degli aloni, diciamo, lì probabilmente la spora ormai aveva già diciamo, finito il suo scopo, però in sostanza appunto le immagini sono state totalmente disinfettate direi in maniera ottimale, anche perché insomma sono ormai già montate in album e continuiamo a tenere monitorate peraltro. Ecco, questa è la fase finale del lavoro, quindi Stella Sanguinetti ha realizzato questi 6 album fotografici a cartella e dunque noi abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione per ricostituire dei nuovi album da inserire nuovamente all'interno di queste scatole, però non è stato proprio possibile in quanto appunto queste scatole sono molto piccole e soprattutto non hanno proprio uno spessore diciamo ottimale per contenere anche 60 immagini dentro un album. Cioè prima ci stavano in maniera un po' così... stavano comunque dentro gli album, in sostanza erano degli album in plastica quelli che abbiamo tolto, non era niente di che, ecco. E adesso avevano la necessità invece di avere come dire, un supporto, un sostegno, una confezione un po' più solida e anche più bella secondo noi, quindi abbiamo scelto di fare delle semplici album a cartella, abbiamo scelto di utilizzare un cartone a pH neutro semplicemente perché io qui ho fatto un piccolo salto, però all'interno di questi materiali c'erano anche 9 fotografie a colori e che erano particolarmente danneggiate, quindi abbiamo scelto comunque di mantenere un cartoncino a pH neutro in modo tale che comunque anche il colore non subisse ulteriori alterazioni con una riserva alcalina e
per quanto riguarda il montaggio, quindi gli album sono stati creati ricreando e ritrovando anche la compensazione sul dorso, in modo tale che comunque si riuscisse a trovare quella giusta compensazione tra il supporto primario, cioè tra la pagina dell'album e lo spessore anche della foto. E le fotografie in questo caso non abbiamo scelto di mantenere come l'origine un collage della foto sui supporti secondari, ma abbiamo deciso di utilizzare degli angoli in poliestere, quindi di adesivi, di incollarli, fermarli sui supporti, sulle pagine e poi di inserire dentro le immagini. E devo dire che questa, secondo me, per due ragioni è anche una scelta, come dire, giusta. Prima di tutto perché comunque capite bene che questo è materiale che non si può abbandonare nuovamente in un archivio, in una stanza, ma va comunque costantemente monitorato e controllato. E secondo poi ogni foto aveva anche delle belle note manoscritte storiche sul verso, quindi estraendo da queste foto c'è anche la possibilità per uno storico, per esempio, di studiarle e di consultarle. E infine, appunto, questa è un'immagine di Neri Stella che stiamo rimontando, appunto, le fotografie e le etichette da cui le scritte relative appunto all'immagine, alla descrizione delle immagini. La disposizione delle foto è stata mantenuta esattamente la disposizione come in origine, attraverso poi appunto il numero di inventario segnato ad ogni fotografia. E ecco, infine volevo dire appunto che in realtà il progetto di intervento è quindi finito. Attualmente questi album fotografici sono conservati nei locali della Biblioteca Nicolò V, che però è situato in un palazzo storico, quindi stiamo cercando di lavorare anche, stiamo continuando, come dire, a lavorare, perché stiamo cercando di capire quali sono le modalità per mettere in sicurezza almeno quella stanza, dove peraltro poi ci sono anche pergamene antiche, insomma, carte, documenti, dove veramente non ci sono solo le fotografie, gli album fotografici. Per quanto riguarda le scatole, appunto, che ripeto, alla fine sono rimaste restaurate, però diciamo messe a fianco agli album, Monsignor Cabano, che è stato il committente di questo lavoro, ha deciso di far eseguire da una fotografa professionista di La Spezia, che si chiama Daniela Antonucci, di far eseguire dei piccoli facsimili degli album in formato digitale, cioè stampati digitalmente con il prima e il dopo del restauro, e in formato piccolino, più o meno questo, in modo tale che potessero essere reinseriti all'interno delle scatole, così come memoria, diciamo, per il prossimo futuro. E non so quanto tempo ci ha impiegato, spero non tantissimo, e io ho finito e vi ringrazio e passo la parola a Barbara.